Ciao amiche e ciao amici, come capire se sei diventata il suo zerbino? Beh, è molto semplice, se accetti tutti i suoi vincoli logici, sei diventato, lo sei diventato. Cioè, i vincoli logici e anche e soprattutto vincoli in cui lui ti manca di rispetto e offende la dignità, perché non c'è niente di male a rispettare i vincoli logici se è un qualcosa di reciproco. Vincolo logico cos'è? Beh, non so i tempi, i modi di incontrarsi, di cosa fare, ma quando tu accetti vincoli che vanno a, come dire, schiacciare la tua dignità, ad esempio, che ne so, rinunci perché lui ti dice, ti chiede delle cose, ad esempio, e tu vai, corri, cammini, per dire ti vuole vedere soltanto per scopare, per fare un esempio, e basta. Oppure ti tratta, diciamo così, male, anche con parole, anziché usare, diciamo, un atteggiamento nei tuoi confronti positivo, ti tratta male, ti tratta come una puttana, diciamo, oppure usa proprio termini volgari nei tuoi confronti. E nonostante tutto tu continui ad accettare di vedere, di frequentare questa persona, significa che sei diventata il suo zerbino, cioè con te si pulisce i piedi fondamentalmente. Per cui è il momento di cambiare rotta. È abbastanza semplice da fare, anche se magari inizialmente ci può essere qualche contrasto, perché basta interrompere questo sistema, cioè non accettare più le imposizioni. E iniziare a mettere tu dei vincoli, cioè, che ne so, se non ti invita a passare, che ne so, una serata romantica in qualche modo, non ci vai a letto. Se ti penalizza che trattandoti male, con superficialità, diciamo, usando parole anche sgradevoli nei tuoi confronti, tu penalizzi lui aggredendolo, tra virgolette, nei suoi punti, evidenziando in qualche modo i suoi punti deboli, quelli che lui crede i punti deboli, e non accettando comunque i vincoli imposti. Questo è quello che devi fare per iniziare a ribaltare la situazione. Ci può volere un po' di tempo, ma l'errore è stato fatto a monte. L'errore è stato fatto nel momento in cui tu hai accettato tutte queste imposizioni, perché è ovvio che le persone iniziano a gradualmente, e se tu gradualmente accetti, 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 poi acquisisci sempre meno importanza di fatto, perché nel momento in cui lui ha la consapevolezza che tanto può fare tutto quello che vuole, può calpestarti in tutti i modi, tu accetti, continuerà a farlo, diciamo così. Fin tanto che non inizia a ribaltare la situazione. A quel punto lì possono capitare due cose, diciamo, o il vincolo che tu gli poni è troppo forte e lui andrà a cercarsene un'altra, ma a questo punto non hai davvero perso nulla, oppure piano piano, nel momento in cui lui avrà i suoi punti deboli, avrà le sue mancanze, avrà i suoi turbamenti, ritornerà in altra modalità, allora puoi iniziare a invertire la rotta, invertire la situazione, far sì che si coinvolga veramente, che faccia veramente delle cose per te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!